in collaborazione con Compra e vendi casa con Brokey. Da oltre 20 anni Brokey seleziona immobili di pregio ad Ancona e provincia per realizzare i sogni di chi vuole iniziare una nuova vita nella casa perfetta per le proprie esigenze. Come questa villa singola ad Ancona, dalla vista mozzafiato sulla baia di Porto Novo e sul Conero, composta da 2 ampie unità abitative. Per informazioni sulla villa che hai appena visto o se anche tu vuoi vendere la tua casa, vieni negli uffici di Brokey ad Ancona, Falconara e Camerano o visita il sito brokey.it. Insieme daremo forma ai tuoi progetti più importanti. A Senigallia la realtà del resort è Finisafrica. Hotel, ristorante, sale per convegni e congressi. Inoltre centro olistico, campi da tennis, piscina semiolimpionica e tanto altro. A Finisafrica, la tua cena aziendale, la tua festa, la tua cerimonia, in ampi spazi ed ambienti riservati ed esclusivi, come a bordo piscina, il giardino segreto e la nostra sala pagoda. Chiamaci, riceverai tutta l'assistenza che ti serve per una realizzazione di successo. Atelier Anacleti è l'atelier per coloro che cercano un abito di alta moda, dal design originale e con alta qualità dei materiali. Sempre in linea con le nuove tendenze, propone modelli che rispecchiano ogni stile. Per la sposa e lo sposo, collezioni sartoriali made in Italy, brand europei e internazionali, così come un'ampia selezione di abiti da cerimonia, donna, uomo e bambino, adatti ad ogni evento. Se volete uscire dagli schemi, Atelier Anacleti è in grado di realizzare il sogno di ogni donna e uomo nel loro giorno più importante. Atelier Anacleti a Iesi, in via Muro Occidentale 5. Vieni a scoprirci in Piazza Pertini ad Ancona e approfitta delle migliori offerte per allenarti con noi. Be Happiness. Pericolosamente prova il tiro, Ventura, c'è il gol di Ventura, incredibile! Gol di Ventura al 118esimo. La gente di mare va. Amici di 2RS, buonasera. Siamo qui in studio con la 14esima puntata di Ancona Channel Gente di Mare. Anche questa sera due ospiti graditissimi ed importanti, alla mia sinistra Emanuele Pesaresi, gloria dell'Ancona, ma anche calciatore di grande livello con Torino, Lazio, Chievo, Napoli, Benfica, poi anche Triestina, Pescara, insomma tante le squadre in cui Emanuele ha militato, ma soprattutto Ancona, quindi lui è un ex, grande ex dell'Ancona, ma attualmente è l'allenatore in seconda, nello staff di mister Pagliari, e quindi in vista della gara di sabato è sicuramente la persona più giusta, direi, per entrare in questa partita che a livello di Serie C è sicuramente una primizia, è la prima volta che Ancona e Recanatese si incontrano in un campionato professionistico. Alla sinistra di Emanuele invece abbiamo Federico Moretti, attaccante
dell'Ancona. Federico è, direi a questo punto, un veterano, perché era nel Matelica prima che diventasse Ancona Matelica, e poi è uno dei pochissimi confermati della rosa dello scorso anno. Sono quattro i superstiti dello scorso anno: Federico Moretti, Vitali, D'Eramo e, aiutami, il quarto è Bianconi. È Bianconi, esatto, quindi sono, lui è uno della vecchia guardia. Con Federico Moretti comincerei un attimo da quello che è accaduto sabato a Rimini, dove l'Ancona è stata ancora una volta protagonista di una bella prestazione. E poi nel secondo tempo addirittura la squadra era in crescita, avete preso in mano il gioco, un rigore sbagliato un minuto dopo il gol di Simonetti, e poi questi 5 minuti in cui il Rimini è riuscito a ribaltare la partita con queste due palle, una palla inattiva e un tap-in. Questo blackout, Federico, ecco, cosa è accaduto? Innanzitutto buonasera. Sì, sabato è stata una partita difficile, perché sapevamo di affrontare un'ottima squadra, il Rimini, l'abbiamo già visto in Coppa Italia, fatta di gente molto esperta, è stata costruita molto bene. L'avevamo preparata bene, anche se il primo tempo è stata una partita un po' tirata, nel senso che nessuno ha prevalso sull'altro, è stata una partita un po' chiusa. Poi, come hai detto tu, nel secondo tempo siamo rientrati col piglio giusto. Nonostante l'occasione del rigore sbagliato che poteva magari buttarci giù, siamo riusciti ad andare avanti e trovare il gol. E poi, come hai detto tu, ci sono stati quei 5 minuti che non chiamerei nemmeno blackout, perché alla fine abbiamo subito un gol su un calcio d'angolo che purtroppo loro sono una squadra molto fisica, e quindi sapevamo di questa loro bravura. Conoscevamo anche del Carlo. Conoscevamo anche del Carro, che anche l'anno scorso ne ha segnati molti di testa. Sul secondo palo. E quindi dovevamo stare più attenti, però si sa che soprattutto anche nel calcio di oggi molte partite vengono decise su dei calci piazzati. E poi quel gol del pareggio, secondo me, ci ha un po' buttato giù, e abbiamo subito anche il secondo gol, sempre su una situazione su cui dovevamo stare più attenti. Poi niente, alla fine ci siamo buttati in avanti per cercare di pareggiarla, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. No, veramente un peccato, perché io non ricordo conclusioni del Rimini, ci riflettevo poi sabato sera, non ricordo conclusioni del Rimini nello specchio della porta, non ricordo altre parate di Perucchini se non quella da cui poi è nato il secondo gol. Sembrava, insomma, soprattutto dopo aver segnato il gol del vantaggio, che la partita fosse in mano vostra. Non è che avete un attimo spento i radar, perché eravate convinti ormai di avere in mano la vittoria? Ma ti dico la verità, penso di no, perché comunque è un campionato di Serie C e sai che devi stare concentrato fino al 95esimo, fino a quando dura la partita. Quindi, anzi, dopo il gol, che ti ho detto è arrivato dopo un rigore sbagliato che magari poteva andare a nostro sfavore, abbiamo avuto la forza di andare avanti e di continuare a fare il nostro gioco. Poi, come ti ho detto, sicuramente c'è stato qualche errore di squadra, perché abbiamo lavorato male su una situazione da fermo su cui potevamo fare meglio. Dobbiamo essere più concentrati su queste cose, perché sappiamo che è un campionato difficile, e anche se, come hai detto tu, il Rimini fino a quel momento non è che aveva creato granché, poi queste partite con un episodio cambiano e succedono queste cose. Ecco, torneremo poi sul discorso della concentrazione, ma vorrei introdurre con Emanuele Pesaresi anche il discorso della partita di sabato prossimo, perché io immagino che per te sederti in panchina al Del Conero non potrà essere come in tutte le altre partite, quando vai in altri campi o quando affronti altri avversari. Credo che vederti davanti quelle maglie per te sarà un effetto speciale, Emanuele. Sì, buonasera intanto.
È chiaro che è una partita diversa per me, perché ho iniziato la carriera da calciatore con l'Ancona e l'ho terminata sempre con l'Ancona, quindi ho vissuto momenti importanti, momenti belli. È normale che quando si affronta questo tipo di situazioni ci sarà un po' di emozione sicuramente, perché, ripeto, io sono anconetano, quindi giocare contro la squadra della mia città farà un certo effetto. Ecco, tu hai iniziato con Perotti, giusto? Ti ha fatto esordire in Serie B. Sì. E poi da lì hai spiccato il volo verso una carriera importante, con, ricordiamo, anche esperienze internazionali al Benfica. Tu hai giocato la Champions, insomma, emozioni importanti. Ma per te Ancona è stato sempre un punto di riferimento? Hai scelto di tornare ad Ancona? Sì, sono nato qua e sicuramente non mai avrei pensato nella mia vita di cambiare città una volta smesso di giocare. Infatti sono rimasto molto volentieri, perché sto bene, ho tutti gli affetti, ce l'ho qua, quindi, ripeto, per me è una città dove si vive molto bene e non ho mai pensato di andare via, insomma. Il ricordo più bello delle tue esperienze in maglia biancorossa, perché poi tu, quando sei tornato, hai vinto campionati, c'è anche la vittoria della Coppa Italia Nazionale a Roma, nella finale contro... Ma i ricordi ce ne sono stati tanti. È chiaro che quando esordì a Salerno nel 94, sono passati di anni, e quella è stata un'emozione unica. Poi dopo, chiaro, feci quel campionato lì e poi cominciò la mia avventura, insomma, da calciatore. Poi, quando sono tornato in categorie più basse, abbiamo vinto dei campionati importanti, abbiamo portato, se non ricordo male, 1500 persone un mercoledì per una partita, per una finale. Insomma, è stato emozionante anche lì, perché poi quando vinci e va tutto bene, le cose te le ricordi con più affetto. Quindi, tra l'altro, eravate una squadra molto forte per il campionato che facevate. Sì, ma se non sei forte non vinci. Io sono del parere che per vincere i campionati ci vuole tanti fattori, ma il primo è avere giocatori e uomini importanti all'interno di una rosa. Ecco, direi a questo punto che la regia può lanciare il servizio che abbiamo realizzato con il direttore sportivo dell'Ancona, Francesco Micciola. Partiamo da Rimini, dove un'Ancona ancora una volta bella, diciamo che ha costruito una prestazione sicuramente di livello, è andata in vantaggio e poi si è fatta raggiungere e superare. Direttore, come ha visto questa partita di Rimini? Dispiace per il risultato, perché io ho visto un'ottima Ancona, stavamo in partita, abbiamo sbagliato tanto, e quindi perdere in questo modo in 5 minuti, abbiamo preso 2 gol, fa male, però dispiace, però dobbiamo reagire al più presto, perché sabato abbiamo una partita difficile contro la Reganatese, e quindi dobbiamo reagire e lavorare ancora di più per sopperire a questi 5 minuti che abbiamo avuto di blackout, che dobbiamo crescere e migliorare sotto questo aspetto. Si può assimilare questo, quanto è accaduto a Rimini, alle due precedenti situazioni di Pontedera, dove da 2 a 0 si era passata da 2 a 2, e anche a Chiavari, dove ancora era in vantaggio 2 a 0 e poi è stata rimontata 3 a 2, sempre nella parte finale della gara? Vuol dire che ogni partita è una storia a sé, però vuol dire che noi sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare ancora di più, qualcosa sicuramente ci manca e dobbiamo vedere, analizzare bene, poi è il mister che lui analizzerà bene la situazione, e quindi abbiamo delle difficoltà, no? Perché è già la terza volta che succede, però sinceramente io a Rimini ho visto una squadra che ha dominato, però purtroppo siamo tornati a casa a mani vuote, quindi
e dobbiamo fare il mea culpa e dobbiamo lavorare in modo ancora più, con più impegno per sopperire a questi errori, questi blackout che noi facciamo durante la partita. Ci proiettiamo sulla gara con la Reganatese che chiude il girone d'andata, quindi è un ciclo, il momento poi dopo la fine del girone d'andata, anche se poi c'è un'ulteriore partita prima della pausa natalizia, quella di Siena. Con la Reganatese facciamo il punto sugli infortunati, perché fuori ci sono nomi eccellenti. Petrella si è riaffacciato in partita sabato, Paolucci potrebbe essere anche la volta di Paolucci? Sì, Paolucci sta allenando a parte, però penso che siamo vicini al rientro, però è normale che viene da un po', da un mese, a più di un mese di inattività, quindi lo staff lo dovrebbe mettere in campo gradatamente, quindi vedo che il ragazzo sta lavorando e al più presto sarà dei nostri. Ecco, vista sulla Recanatese, che squadra è la Recanatese e come va affrontata? E la Recanatese va affrontata come una partita che noi dobbiamo affrontare in modo come abbiamo affrontato le altre partite, in modo sempre con quell'umiltà, quel rispetto, perché è una neopromossa che è partita un po', non è partita tanto bene, però poi ha trovato la quadra e vedo che fuori casa ha fatto anche qualche buon risultato, quindi è una buonissima squadra, che ci sono ottimi calciatori, allenata da un allenatore bravo, e quindi bisogna affrontarla con tanto rispetto e umiltà. Ecco, forse qualcuno in passato era stato anche in orbita Ancona come sbaffo, ecco, un po' giocatori comunque che hanno conosciuto anche categorie superiori. Sì, sbaffo l'avevamo, è un nome che gira da un po' di tempo, 3 anni fa era quasi vicino al Matelica. Sbaffo è un ottimo calciatore, come ci sono anche altri ottimi calciatori, quindi bisogna fare attenzione e prepararci al meglio. Ecco, vincendo l'Ancona raggiungerebbe quota 31, l'anno scorso ha girato a quota 31, sarebbe come dire, insomma, pareggiare il rendimento dello scorso anno. Sì, però sinceramente non è che noi dobbiamo pensare all'anno scorso. Noi qui, se fai un filotto di vittorie come lo stiamo facendo noi, ti trovi a ridosso delle prime, quindi noi dobbiamo fare bene sabato e poi fare un girone di ritorno, secondo me ancora di più all'altezza, accelerare ancora di più quei punti che hai potuto perdere nel girone di andata, li potresti prendere nel girone di ritorno. Bene, torniamo in studio, abbiamo sentito il direttore sportivo Francesco Micciola, anche lui insomma un po' affranto dalla sconfitta di questa sconfitta di Rimini, lo ha colpito, lui è uno che soffre molto, sì. Le partite, sente molto. A proposito, cogliamo l'occasione, c'era stato anche lo sketch, diciamo il siparietto nella partita con l'Alessandria, quando hai segnato lui era lì dietro, insomma, sì, avete un rapporto, con Micciola hai un rapporto un po'? Sì, lo conosco da molto tempo, lo conosco. Che è stato lui poi a portarti a Sì, a portarmi Matelica. Sia a Matelica che qui. Colgo anche l'occasione, visto che c'è stato qualche tifoso che ha frainteso... Aveva malinterpretato il tuo gesto. Frainteso quel gesto che era per il... anche di dire era per il direttore sembra brutto, ma era una scommessa con il direttore che era lì dietro, però alla fine qualcuno ha capito male, non fa niente. Ecco, abbiamo visto le immagini del rigore sbagliato da Prezioso, ma Di Massimo è il primo rigorista in assenza di Spagnoli, poi ci sei tu, invece ha calciato Prezioso, com'è andata? Di solito il mister preferisce che a calciare i rigori siano gli attaccanti. Poi in quell'occasione c'è stato Mario che era carico per tirare quel rigore, ha preso la palla. E siccome è un giocatore di molta qualità, anche tecnica, ci siamo fidati di lui, però i rigori li possono sbagliare. Io stesso l'anno scorso ne ho sbagliati molto, quindi non è assolutamente un problema quello.
Ecco, l'Ancona con 27 gol, Emanuele, è il miglior attacco del girone insieme a Gubbio e Rimini in questo momento. Invece la Recanatese segna il problema opposto, no? Segna poco, solo 12 gol, come mai? Ma abbiamo avuto qualche problema là davanti, ma dettato dal fatto che abbiamo un giocatore che purtroppo è fuori, che è Guido Marilungo, dove avevamo delle aspettative importanti e purtroppo non è mai stato bene. Lo Lo ricordiamo Guido stiamo. Marilungo, insomma, giocatore con Sì, esperienze giocatore importanti. importante, con un passato importante, lo stiamo aspettando e vediamo un po' se riesce, insomma, da questo infortunio. Però ripeto, non è tanto l'attacco, la difesa, cioè noi siamo una squadra giovane, una squadra con tanta voglia di fare, con poca esperienza su questo campionato. È chiaro che poi le partite, se le vinci perché gli attaccanti ti fanno gol, ma non è detto che sia sempre così. Noi, ripeto, dobbiamo lavorare di gruppo e non è tanto un reparto che fa la differenza nel nostro caso, perché, ripeto, essendo una squadra molto giovane, dobbiamo lavorare di gruppo e basta. Ecco, Recanatese forse proprio per questo mi aggancio al tuo discorso, penalizzata in qualche partita, nonostante buone prestazioni, da delle ingenuità. Personalmente, da ultimo, ho seguito la partita contro la Reggiana, che era la capolista, in cui avete disputato, secondo me, un'ottima gara, avete avuto anche delle occasioni per andare in vantaggio e poi siete stati puniti in estremis, credo Sì, 88esimo o qualcosa del genere, novantesimo, sì. da un fallo da rigore discutibile e comunque ingenuo, no? Ecco, questo è dovuto proprio al fatto che molti calciatori per la prima volta si affacciano a un campionato professionistico. No, assolutamente, ci può stare, ripeto, sono tutte esperienze che questi ragazzi stanno facendo. È chiaro che quando ti affacci per la prima volta su un campionato diverso, qualche difficoltà la puoi trovare, però abbiamo fatto sempre delle buone partite, delle ottime partite. Poi dopo i risultati a volte sono venuti, a volte no, però siamo usciti, i ragazzi sono usciti dal campo sempre a testa alta, dando il massimo impegno e, ripeto, è la strada giusta per andare a ricorrere un obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio dell'anno. Oh, guardando il rendimento della Recanatese, balza all'occhio il fatto che la Recanatese ha ottenuto più punti in trasferta che in casa. Mi pare su 16 punti ne abbia adesso non ho qui il dato, ma ne ha fatti di più in Ma trasferta. fuori casa sì, siamo andati forse leggermente meglio. In casa qualche punto ci manca, perché come hai detto bene te prima, con la Reggiana potevamo fare sicuramente il pareggio, forse ci stava anche stretto e siamo usciti da lì con 0 punti. Anche domenica con Lentella il pareggio si poteva anche, insomma, portare a casa. Altre partite in casa, Fiorenzuola, Rimini, insomma, tutte su un filo sottile, veramente. Però, ripeto, sono statistiche, sono numeri che poi alla fine dell'anno vediamo come. Tra l'altro, voi avete giocato veramente in casa solo l'ultima, questa con Lentella, perché poi Sì. eravate sempre sul neutro di Sì, Macerata. a Macerata giocavamo a Macerata e non ci ha portato molto bene, diciamo. Poi il terreno di gioco che quantomeno rivedibile. Ma il terreno purtroppo c'era per noi, ma c'era anche per gli avversari, quindi Però Altubaldi è un'altra cosa, credo, no? Anche per i tifosi, sì, no, per... sicuramente a casa nostra è diverso giocare, perché, ripeto, è stato anche un disagio ogni volta andare a Macerata, non che sia lontano, però un conto giocare nel tuo stadio, nel tuo campo, dove hai tutte le tue cose, un conto è giocavi sempre in trasferta, tra virgolette. Sì, chi ha giocato a calcio sa che comunque avere il proprio campo, le dimensioni, anche psicologicamente essere abituati a quell'ambiente, è un piccolo Ma vantaggio. sì, anche perché ti ci alleni tutti i giorni, quindi è diverso che allenarti sempre in un campo e poi vai a giocare in un altro. Bene, siamo arrivati al momento della pausa pubblicitaria. State con noi qualche istante e torneremo in studio con Federico Moretti ed Emanuele Pesaresi per entrare proprio nel vivo del discorso sulla gara di sabato prossimo. State con noi.
in collaborazione con Compra e Vendi Casa con Brokey. Da oltre 20 anni Brokey seleziona immobili di pregio ad Ancona e provincia per realizzare i sogni di chi vuole iniziare una nuova vita nella casa perfetta per le proprie esigenze. Come questa villa singola ad Ancona, dalla vista mozzafiato sulla baia di Porto Novo e sul Conero, composta da 2 ampie unità abitative. Per informazioni sulla villa che hai appena visto o se anche tu vuoi vendere la tua casa, vieni negli uffici di Brokey ad Ancona, Falconara e Camerano o visita il sito brokey.it. Insieme daremo forma ai tuoi progetti più importanti. Atelier Anacleti è l'atelier per coloro che cercano un abito di alta moda, dal design originale e con alta qualità dei materiali. Sempre in linea con le nuove tendenze, propone modelli che rispecchiano ogni stile. Per la sposa e lo sposo, collezioni sartoriali made in Italy, brand europei e internazionali, così come un'ampia selezione di abiti da cerimonia, donna, uomo e bambino, adatti ad ogni evento. Se volete uscire dagli schemi, Atelier Anacleti è in grado di realizzare il sogno di ogni donna e uomo nel loro giorno più importante. Atelier Anacleti a Iesi, in via Muro Occidentali 5. A Senigallia la realtà del resort è Finisafrica. Hotel, ristorante, sale per convegni e congressi. Inoltre centro olistico, campi da tennis, piscina semiolimpionica e tanto altro. A Finisafrica, la tua cena aziendale, la tua festa, la tua cerimonia, in ampi spazi ed ambienti riservati ed esclusivi, come a bordo piscina, il giardino segreto e la nostra sala pagoda. Chiamaci, riceverai tutta l'assistenza che ti serve per una realizzazione di successo. Sei pronto per entrare in una concezione completamente innovativa di forma fisica? Urban Fitness Ancona, la rivoluzione del benessere in soli 20 minuti. Personal trainer che ti seguono e tecnologia rivoluzionaria. Prenditi il tuo micro spazio di tempo e metti il turbo ai tuoi risultati.